rimasto che avevo arrivato qui di nuovo nell'ospedale demoniaco, ero uscito dalle fogne, avevo incontrato la signora posseduta che ha dovuto ucciderla, ahimè. Qui, nonostante avevo preso la mappa, mi dice che non ce l'ho, avevo girato a destra manca, avevo sotto un enigma, quello dell'orologio. E avevo ottenuto come si può dire, quel pezzo, insomma, che andava inserito sotto l'orologio, e l'avevo ottenuto appunto ottenendo quell'enigma del silenzio Dakari. Allora, qui non c'era niente, mi resta, eccolo qua, questo qua, ragazzi. Allora, qua non ho altro da fare, vero? Allora, qui non avevo appunto ottenuto una chiave che avevo aperto già la porta. Allora, qua ci sono queste porte con questi simboli. Allora, io non so neanche a che piano sono. Ah, fantastico, ma che bellezza. Allora, vediamo un po'. Questo funziona, ragazzi. Allora, facciamo così, vediamo. Questo dovrebbe essere il secondo piano. No, infatti. Bene. Il terzo mi mancava da esplorarlo. Allora, giusto ragazzi, c'era questo altare con questo enigma che non ho idea di come si possa fare, ma sicuramente mi deve mancare qualcos'altro perché non ho trovato nulla che mi possa aiutare al riguardo. Quindi niente. Vabbè, andiamo a scalare quei piani e vediamo un po'. Allora. Porca puttana, ci sono le infermiere qua. L'altra è qua. Ok, merda. Non mi sono posizionato bene. Mori. Allora, se qua ci sono infermiere. Allora, io sono andato là. Ah, no, di qua. Si è dato incastrato, va bene. Qui sono tutte finestre, ok. Oh, ma è una chiave? Ah, lo stemma di Mercurio, lo prendo. Sì, vabbè, che stanno stemma. Pugliate di fucile, sì. Poi. Sembrava una chiave al momento, invece è solo uno stemma. Qui c'è un'altra roba piccola piccola, che è l'anello del contratto. La forza, ma di che serve? E altro qua? No. Ok, vediamo se sta porta si apre. Si è andato incastrato, immaginavo. Ok, ho trovato altri oggetti. Bene. Sì. Incastrata.
Quindi questo piano è tutto qua. Perché tutto il resto non ci sono porte, però abbiamo da qua, allora la porta in fondo, perfetto. Si è dato incastrato, non c'è nato infermiera qua. Si è aperta. Una porta che era bloccata dall'altra parte. Fantastico. Si è dato incastrato. Ok, what is this? Proiettili, assolutamente sì. Per la pistola, fantastico. Come? Macchina fotografica. Allora, vuol dire che devo fotografare, presumo, un codice. E anche qua mi ricorda il seguito di questo capitolo. Ok. In due sono. Porca miseria. Allora, mi metto qua. Viva. Una bella stecca nelle parti basse e passa la paura. Allora, qua porta non c'è niente. Ok. Sta roba, una piastra d'acciaio è abitata la parete. Io c'ho un cacciavite, ragazzi, che avevo trovato. Immaginavo. Vediamo un po'. Una chiave, elettricità scorre da questa chiave, se la tocco rimango fulminato. Ah, bella zio. Bella zia, una chiave dove c'è la corrente. Che bella fregata, ragazzi. Se questa non è cattiveria. Peccato che non c'è la mappa, non so neanche perché io l'avevo presa la mappa, se vi ricordate, quando avevo finito il livello, l'avevo presa. E qui, ok, orientarsi ragazzi sarà molto dura, ma veramente molto. Allora, elettricità. Io mi ricordo che ricordo che c'era una stanza dove c'era il generatore. Allora vado al primo piano.
bella zia. Ma bella zia. Quindi io, al primo non funziona, quindi devo per forza trovare il tutto qua dentro. Non è che io devo fare, ma non posso fare neanche combina. L'anello di materiale sconosciuto è resistente. Il serpente nel simbolo di Mercurio significa alchimia. Problema che il generatore qua, so manco se lo becco. Vado qua. Vediamo se immaginavo. Imprigionata lì con l'elettricità. Ma il cazzo della bomba. Non è che al di fuori di qua c'è qualcosa da fotografare? Perché poi il bello è questo. Io non vedo punti dove bisogna scattare una foto. Il problema. Strada. Dai, che torno qua. Qui dove non va. Ah no. E dove va? Ah, adesso prima funziona. Prima non andava. Boh, mistero. E va in giù. Allora sì, cazzo, forse qua è la stanza delle. Se qua è nel sotterraneo. Ma porca troia. Sì, mi ricordo, sì. Non penso che devo fare una foto. Qui dentro io c'ero arrivato. Ah, forse qua che devo usare la macchina fotografica. Ah, vaffanculo. Ma veramente? Eppure c'è sta roba qua. Non devo usarla qua proprio. Sul serio, sul serio. Anzi, bel cazzo del lavoro. Qui avevo preso il cacciavite e l'altro oggetto.
o se no vedere se fotografando il banco magari mi dà qualcosa. Nada. Cazzo, guarda che la mappa, ma potevano anche metterla. È un mistero, ragazzi. L'avevo presa e non ce l'ho. Ma fanculo, speravo che fosse il sotterraneo per... e invece no. Vabbè. Bloccata perché è un enigma. Allora, ragazzi, l'enigma è il seguente: bisogna andare in ordine di priorità e di iniziale del nome, quindi la parola è niente di utile. Ok. Di qua nemmeno, vero? Vediamo un po' qua. Sì, davanti, ragazzi, finalmente. Bello Vittorio. La trovo da prendere? Eh sì, la moneta di Salomone, lo prendo. Che cazzo si devono mai fare queste robe? Un cadavere sul letto, non voglio più cercare nulla. Neanche sbornami. Cioè, io sono venuto qua per prendere questo oggetto che non so mai come usarlo. Oh mio Dio, ragazzi. Ma come cavolo? Ma cavolo è possibile che lei sia andata in quello stato lì? Cioè, però non ho capito quella se lui l'ha spinta o una forza soprannaturale l'ha spinta al muro. Cioè, piena di sangue. C'è nessuno. Mio Dio, ragazzi, ma è inquietante però.
C'è una cosa qua. Un diario sul pavimento. Ho chiesto al dottore che mi togliesse dall'incarico. Quel paziente è troppo strana. È ancora viva, ma la ferita non guarisce. Ho detto al dottore che intendo lasciare il lavoro. Non voglio più mettere i piedi in questo ospedale. Qualcuno mi aiuti. La stanza è piena di insetti. Anche sbarrando porte e finestre non fanno che entrare da tutte le parti. All'ospedale. Che schifo, ho voglia di vomitare, ma non riesco a farlo. Ormai ho vomitato anche la bile. Dal rubinetto del bagno defluiscono sangue e pus. Ho provato a chiuderlo, ma non ci riesco. Ho bisogno di droghe. Qualcuno mi aiuti. Mio Dio, ragazzi. Mio Dio. Che roba scandalosa. Si è risveduto in quella maniera da nulla. Che strano inquietante, porca puttana. La moneta della forma della stella con 6 punte e riporta il nome dell'antico mago. Non posso manco abbinarli uno insieme all'altro. Quindi. Cioè, poi che cosa dovrei. Cioè, non capisco che cazzo che devo fotografare. Cioè, io dovrei fotografare qualcosa, ma. Ah, sono tornato qua. Vabbè, ragazzi. Il problema è, cazzo, devo fotografare, che non c'è nulla da fotografare. Poi ci sono queste porte con queste parole incise. Ah, giusto, ragazzi. C'è anche una chiave qua dentro. Allora. Si sente il battimento delle ali, come se ci fosse un volatile qua dentro, ma non c'è proprio nulla. Il sensore ovviamente non funziona. What? Madonna, che colpa mi ha fatto venire. Vaffanculo, caro Binez. Bella zio, ragazzi. Boh. Sul muro non c'è nulla da fotografare. Bella zio, ragazzi. Allora, facciamo così. Che avevo già guardato qua, la luce che illumina le tenebre, musica inquietante non poco, la luce che conduce al futuro. Siamo in altare, cosa stanno celebrando? Zero quattro.
Ragazzi, zeppo, distanze, corridoi, senza la mappa, però ci capisce una mazza. Di qua sì. Eccola. Vediamo se devo usare sta chiave qua, ma presumo che sì. Presumo, niente da fare, non si può usare qua. Se lo vuole, ragazzi. Vediamo un po' qua. Inizio qua. Incastrata. Poi faccio qua. Incastrata. Ma in ordine da un po', qui non c'è più nulla da fare. Poi strada, strada, come togliere la corrente, ragazzi. Se non c'è un cavo di generatore che me la fa disattivare. In più la foto. Dove cazzo la faccio la foto? Allora, ok, in teoria lo so proprio, esatto.
Mi è venuta in mente una cosa, ragazzi. Non è che questi tre oggetti vanno messi qua. Allora. Poi qua ci sono sti robe che buonanotte, letteralmente buonanotte. Sono al secondo piano. Allora. C'è la porta, ma no, ok. De nuovo. Questo cazzo di punto qua. Se non c'è nulla. Veramente non ho idea. Cioè l'elettricità io non so come cazzo staccarla. Bella zia, ragazzi. Proprio. E sono al secondo, eh. Allora, ragazzi. Questo gameplay termina qui. Spero sia piaciuto. E ci siamo alla prossima. Ciao a tutti.